Diamo troppo spesso per scontato il nostro corpo, che invece può rivelare doti incredibili. È una macchina complessa, frutto di milioni di anni di evoluzione, e spesso ignoriamo ciò che accade al suo interno. È un mondo segreto, ma oggi possiamo finalmente esplorarlo in 3D. Le sensazioni ci permettono di sopravvivere, di vedere, di udire e di toccare il mondo che ci circonda. Tutto inizia sotto la pelle. Più di 1 milione di minuscoli sensori ci forniscono dei dati grezzi. 70 chilometri di fibre nervose ci consentono di reagire a una velocità incredibile. Le sensazioni ci avvertono dei pericoli. Quando veniamo attaccati, sono la nostra prima linea difensiva. Ci permettono di compiere azioni eccezionali. Le sensazioni possono anche salvarci la vita quando siamo spinti al limite. Durante una tempesta, un pilota guida una macchina di 7 tonnellate con una precisione incredibile. Il suo corpo è spinto al limite. Due ragazzi ripresi dalla guardia costiera sono in gravissimo pericolo. Di fronte alla costa dell'Oregon, le forti correnti li hanno trasportati al largo e la marea sta salendo. Eravamo a circa 400-800 metri da terra. Avevamo nuotato per un'ora tentando di raggiungere uno scoglio. Ero sfinito. Pensavo che sarei morto. Pensavo che sarei annegato. Non ci potevo credere. La loro unica speranza è un elicottero. Un capolavoro di tecnologia che vale più di 8 milioni di euro. Ma con il vento che sconquassa l'elicottero, per i ragazzi conta soprattutto un meccanismo molto più complesso di qualsiasi macchina volante. Composto da 500.000 di microsensori collegati a uno dei sistemi di comunicazione più complessi del pianeta. È sotto la pelle. Siamo dotati di moltissimi congegni sorprendenti, fra cui dei ricettori del tatto abbastanza sensibili da sentire il singolo battito dell'ala di una mosca. Per salvare i ragazzi, tutti i sensori del pilota Matt Gingrich devono essere in allerta. Il vento soffiava a 30 nodi e, con tutti gli scogli che ci circondavano, la situazione era molto stressante. Un centimetro quadrato della mano di Matt contiene circa 130 sensori. Alcuni vicino alla superficie registrano i contatti più lievi. Altri, posti a maggiore profondità, misurano le pressioni più forti. Inviano segnali al cervello di Matt attraverso una rete di nervi. In poche frazioni di secondo, il cervello attiva i nervi motori, facendo sì che la mano effettui precisi movimenti sui controlli. 4.000 nervi dirigono ogni mano, mentre il pilota stabilizza l'elicottero al di sopra degli scogli. Intanto, gli altri sensi bombardano Matt di informazioni. Stiamo scendendo e restiamo fermi qui. Deve leggere i dati di una dozzina di strumenti e guardare l'orizzonte. Deve ascoltare l'equipaggio, che può vedere cosa sta succedendo più in basso. Stiamo scendendo! E in questo caos, l'apparato sensoriale di Matt deve calcolare e mantenere l'altitudine, la velocità e la posizione. Cosa che non riuscirebbe a fare neppure il computer più potente del mondo. Indietro, stiamo per raccogliere i segnali. Non possediamo ancora una macchina in grado di fare tutte queste cose diverse, giudicando istantaneamente e contemporaneamente l'esito di ognuna di esse. Tutto a posto, signore. Destra 30. Indietro, va bene così. La velocità dei segnali nei nervi di Matt è cruciale per le sue azioni. Esatto, così va benissimo. Evita che il soccorritore si schianti contro gli scogli. Ok, continui così. Mantenga la posizione. Così.
La stupefacente struttura dei nervi rende possibile questa velocità. I nostri nervi sono fasci di cellule sottili, alcune lunghe quasi un metro, che trasportano segnali elettrici da e verso il cervello. Come il materiale isolante protegge i cavi elettrici, una guaina di grasso circonda i nervi più importanti. Ed è questo strato di grasso che impedisce ai diversi segnali di interferire, consentendogli di saettare nel sistema nervoso di Matt a più di 400 km l'ora. Indietro e a sinistra, piano indietro e a sinistra, non vogliamo oscillare. Con il soccorritore sospeso vicino agli scogli, questa è la parte più delicata dell'operazione. I nervi di Matt lavorano così in fretta e il suo tocco è talmente preciso che può effettuare minimi aggiustamenti senza neppure pensare. Agisce d'istinto, dipende da sensazioni più veloci del pensiero. Dietro, piano. È una cosa che facciamo tutti ogni giorno. Ci permette di creare musica, arte e di salvare delle vite. Ok, sopravvissuto che nuota sotto l'elicottero. Fermo, benissimo, signor Gingrich. Hanno rischiato la vita per salvarci. Se non fosse stato per loro, probabilmente ora non sarei qui. Questa foresta di sensori di tatto ci permette di reagire istantaneamente a quello che ci accade intorno. Ma i sensori non sono distribuiti uniformemente sotto la pelle. Nelle mani abbiamo 100 volte più sensori per centimetro quadrato che nella parte posteriore delle gambe. Sono posti dove ne abbiamo maggiormente bisogno. Se le dimensioni del nostro corpo fossero rapportate alla sensibilità tattile, avremmo più o meno questo aspetto. La lingua e le labbra sarebbero grandi il doppio. Lo stesso varrebbe per le mani, le dita e i piedi. Altri sensori hanno una diversa distribuzione. I sensori del calore sono più fitti nella punta delle dita, nel naso e, stranamente, nei gomiti. Hanno un ruolo determinante. Anche quando non ce ne rendiamo conto, questi segnali controllano il funzionamento del nostro corpo. Nei momenti di pericolo, i sensori e i nervi collaborano per tenerci in vita. Nel cuore del deserto australiano si possono raggiungere i 54 gradi centigradi. Meglio non restare bloccati qui. Ma purtroppo è quanto è accaduto a Matthew McGough e a sua figlia Shannon, a oltre 160 km dalla città più vicina. Qui fa talmente caldo che un pezzo di carne lasciato all'aperto si cuocerebbe in meno di 4 ore. Eppure, 8 giorni dopo, Matthew e Shannon sono ancora vivi. Pochi istanti dopo che il fuoristrada si è rotto, i loro corpi entrano in azione per mantenere la temperatura interna a circa 37 gradi. Grazie alle centinaia di migliaia di minuscoli sensori di calore e al sistema di raffreddamento che mettono in moto. Quando la nostra pelle supera i 34 gradi centigradi, i sensori inviano segnali al cervello. E il termostato centrale usa altri nervi per dare avvio al processo di raffreddamento. Un'ora dopo, tutti e due sudano profusamente. Non esiste metodo più efficace per rinfrescare il corpo. Sotto la nostra pelle c'è più di un milione di minuscole ghiandole sudoripare. Quando ci riscaldiamo, i vasi sanguigni si dilatano, portando il sangue e il calore più rapidamente alla superficie della pelle. Le ghiandole sudoripare estraggono acqua dal sangue e la secernono all'esterno. Mentre evapora, il sudore ci raffredda. In condizioni normali produciamo circa un litro di sudore al giorno, ma in casi estremi ne possiamo produrre molto di più. Mentre corre, quest'uomo emana calore. Inoltre, nello stesso tempo, aumenta la temperatura della stanza. La quantità di sudore che viene prodotta, e soprattutto che evapora, permette al corpo di disperdere il calore in eccesso prodotto dall'esercizio fisico. Ora non vediamo alcun aumento nella produzione di sudore, quindi ne deduciamo che l'uomo sia arrivato al massimo della sudorazione che può produrre.
L'uomo è vicino al limite del sudore, 2 litri l'ora. Ma da dove viene l'acqua? Il corpo umano è composto al 75% di acqua e per sopravvivere i nostri organi hanno bisogno di questo liquido fondamentale. Normalmente se beviamo ne abbiamo da parte una quantità sufficiente ad alimentare il sistema di raffreddamento. Dopo 4 giorni nel deserto australiano, Matthew e Shannon non hanno più acqua. Perdere anche solo il 3% dell'acqua corporea può provocare crampi, mal di testa e disorientamento. Padre e figlia sono talmente disidratati che iniziano ad avere delle allucinazioni. Il caldo inganna il cervello. E intanto tu cerchi di farlo funzionare per poter sopravvivere. Per andare avanti. Adesso i loro corpi devono reagire alla perdita d'acqua. Per garantire i fluidi necessari agli organi vitali, il cervello contrattacca con una reazione sorprendente. Annullando gli ordini del termostato corporeo, il cervello blocca la sudorazione. Le ghiandole sudoripare si seccano. Poi i nervi segnalano ad altre parti del corpo di inviare l'acqua al cuore, ai polmoni e ai reni. Il sangue si ispessisce e si coagula. L'acqua viene risucchiata anche dall'intestino crasso, causando costipazione. Si seccano persino gli occhi. Ci siamo messi a piangere perché non sapevamo se avremmo vissuto il Natale. Se Shannon avrebbe rivisto la sua mamma, se fossimo stati idratati normalmente sarebbero scesi fiumi di lacrime, ma non avevamo più neppure quelle. Ricordo che avevo la bocca secca e non potevo inghiottire, perché non c'era niente con cui inghiottire. Sembrava di avere un mattone al posto della lingua. Shannon e Matthew stanno per cedere, ma invece di cuocersi al caldo, la rete di sensori posti sotto la pelle li ha tenuti in vita per più di una settimana. Sono sopravvissuti perché i loro corpi sono riusciti a trovare un equilibrio fra il bisogno d'acqua e il bisogno di rinfrescarsi. Il cervello ha fatto appello a un ultimo istinto. Si sono messi a scavare per isolare il corpo dal deserto rovente ed è bastato a salvargli la vita. Sono saltato fuori e ho cominciato a muovere freneticamente le mani. E aveva un sacco di acqua a piovana fresca a bordo, vero? Una meraviglia. Ho bevuto quella dannata acqua, l'ho lanciata in aria e ci siamo bagnati. Era un sogno. Era fresca acqua piovana, pulita e limpida. La reazione alla temperatura del nostro corpo può segnare la differenza tra la vita e la morte. Oltre ai sensori di calore, ci sono altre terminazioni nervose programmate per trasmettere un'altra sensazione importantissima, il dolore. Amy Racina sta facendo un'escursione nella Sierra Nevada in California. Quando inciampa, perde l'equilibrio e precipita per 18 metri, atterrando sul granito. Si frattura il piede e la tibia destri. Il ginocchio destro si disintegra, esplodendo in 4 pezzi. La gamba sinistra si rompe all'altezza della coscia e dell'anca. Il sistema nervoso di Amy interviene immediatamente. Dalla pelle spaccata e dalle ossa rotte partono segnali di dolore. Il dolore serve a proteggerci, avvisando il cervello del danno subito. Qualunque lesione innesca delle reazioni chimiche nei sensori del dolore. Questi ultimi inviano segnali elettrici al sistema nervoso che raggiungono il cervello.
I nervi che trasmettono il dolore sono più lenti di altri. I segnali che trasmettono un dolore sordo, pulsante, sono talmente lenti che possiamo percepire un intervallo di tempo fra la lesione e il dolore che provoca. Questo intervallo ci concede preziosi istanti per sfuggire alla causa del dolore, prima che l'effetto del dolore stesso ci travolga completamente. Nel cervello il dolore funziona in modo diverso dalle altre sensazioni. Gli altri sensi vengono elaborati in aree specifiche: la vista, l'udito, il tatto. Ma se si potesse mostrare la paura, avrebbe questo aspetto. Viene elaborata in molte parti diverse del cervello e le aree attivate variano da una persona all'altra. Il dolore è una percezione, è nel cervello. È l'interpretazione che dà il cervello di una lesione. Questo è il motivo per cui è così diverso da una persona all'altra. Mi piace fare un confronto che forse chiarisce il concetto. Prendiamo due persone che guardano un quadro. Una persona dice che è bellissimo, che pagherebbe 20 milioni di dollari per averlo. L'altra persona lo guarda, non ne è attirata e passa oltre. Il fatto è che il dolore ha una componente emotiva ed è la variazione della componente emotiva a colorare e ad alterare il modo in cui una data persona percepisce il dolore. Perciò tutti sentiamo il dolore in maniera diversa. Dipende da chi siamo e da cosa stiamo facendo. Quando si riprende, Amy Racina si aspetta di provare un dolore spaventoso. Ma in casi estremi, il nostro sistema nervoso ha in serbo un trucco incredibile. Mi sono guardata le gambe. Al posto del ginocchio destro c'era un buco enorme. Non potevo muovere le gambe, eppure, stranamente, non provavo dolore. Viene registrato il danno, non il disagio. Al momento dell'impatto, i sensori del dolore di Amy iniziano a mettersi in moto. Non si dirigono direttamente al cervello. Passano dal midollo spinale. Quando entrano nelle vertebre, passano attraverso una porta. Immersa nel tessuto dalla consistenza gelatinosa, c'è la congiunzione fra due nervi, nota come sinapsi. Saltando un piccolo varco, il segnale passa da un nervo all'altro e, percorrendo la colonna vertebrale, arriva al cervello. Questi punti di contatto hanno una proprietà speciale, possono essere spenti. E questo dà al cervello un potere incredibile. Per sopprimere il dolore, il cervello ordina il rilascio di endorfine. Scorrono fino ai punti di contatto nel midollo spinale, dove spengono le sinapsi, impedendo ai segnali di dolore di avanzare. Il risultato è l'assenza di dolore. Questi antidolorifici naturali sono più potenti della morfina. E il cervello può sfruttare il loro potere ogni volta che è necessario. A volte i soldati colpiti sul campo di battaglia non riferiscono di provare subito dolore, anche se è presente una ferita causata da un proiettile. Gli sparano intorno, rischiano la vita, il cervello sta valutando la situazione e dice: non è il momento di provare dolore. Il cervello di Amy sapeva che il dolore non l'avrebbe aiutata. Bloccarlo poteva invece concederle tempo prezioso per agire. Per prima cosa mi sono preoccupata dei problemi più evidenti. Il pericolo principale era che morissi dissanguata a causa della ferita aperta sul ginocchio destro. Perciò ho messo dell'acqua ossigenata sul ginocchio e l'ho fasciato, legandolo più stretto che potevo, perché dovevo bloccare l'emorragia. Amy è caduta lontano da qualsiasi possibilità di aiuto. Per avere qualche speranza di essere soccorsa, deve allontanarsi e avvicinarsi a un sentiero. Ma mentre comincia a strisciare, inizia a farsi sentire il dolore. Ricordo in particolare un momento in cui avanzavo intorno a una pozza d'acqua e ho girato il fianco. Il dolore
È stato così acuto che ho pensato di morire, ma la mia mente continuava a funzionare e sapevo che se fossi svenuta lì sarei sicuramente annegata. Ricordo benissimo che provavo molto dolore, ma il dolore non mi ha mai sopraffatto. Distrutta e sanguinante, Amy continua a spostarsi strisciando per 2 giorni. Può controllare il dolore grazie alle endorfine liberate dal suo sistema nervoso. Quando i soccorritori la trovano, Amy si rilassa. Non produce più endorfine e il dolore l'assale. Ho cominciato a provare veramente dolore nel momento in cui mi hanno caricata sulla barella. Era terribile. Era un dolore assoluto che mi travolgeva. Era orribile e non riuscivo a concentrarmi su nient'altro, solo sul male che provavo. Se si fosse sempre sentita così, Amy non sarebbe mai riuscita a scendere dalla montagna. Bloccando il dolore, il suo sistema nervoso l'ha aiutata a sopravvivere. Dopo 8 operazioni, Amy ha ripreso a camminare. La sua è una storia incredibile, ma non unica. Se la situazione lo richiede, il sistema nervoso di ognuno di noi è in grado di attutire il dolore. Eppure il corpo non cerca sempre di neutralizzare il dolore, a volte anzi lo rende più forte. Spesso la sensazione di dolore è l'unico modo per capire che il nostro corpo ha subito un danno. Il dolore è il nostro sistema d'allarme centrale. Mentre lavora nella sua fattoria, David Edgar non ha la minima idea di trovarsi a pochi centimetri da uno dei ragni più pericolosi d'America, il ragno eremita marrone. Questi piccoli ragni attaccano di rado l'uomo. Ma oggi David è sfortunato. All'inizio non si accorge del morso, ma il giorno dopo comincia a provare dolore. La mattina mi sono svegliato, mi sono alzato, mi sono infilato i jeans e ho sentito che la gamba mi faceva male, mi bruciava. Nella parte posteriore della gamba c'era una chiazza rossa con un puntino nero al centro. Ragazzi, se faceva male. Nel weekend ero distrutto, non riuscivo a dormire. Il dolore era continuo. Ma il dolore non era dovuto al morso del ragno. Era il suo corpo che si dava da fare per salvargli la vita. Ogni volta che la nostra pelle viene lacerata, che si tratti del morso di un ragno o di un semplice taglio, il corpo reagisce rapidamente. Per prima cosa invia delle pattuglie di globuli bianchi a ripulire la lesione. Poi i tessuti circostanti si gonfiano, irritando le terminazioni nervose. L'area diventa infiammata e dolente. In questo caso non è stata la lesione a provocare il dolore, ma la reazione del corpo ad essa. E accade per un ottimo motivo. Il dolore dell'infiammazione è un altro modo con cui il nostro sistema nervoso ci difende. È un perimetro di sicurezza, l'equivalente corporeo del nastro che la polizia usa per delimitare l'area di un incidente. Tornate indietro! Il nastro segnala ai guidatori di non avvicinarsi. Il dolore provocato dall'infiammazione ci avvisa di proteggere la zona colpita o di adottare qualche rimedio. Se si ignora il morso di un ragno eremita marrone, si rischia di ritrovarsi con una brutta ferita ulcerata che può anche andare in cancrena. Il sistema nervoso di David Edgar lo ha avvisato del morso appena in tempo per poter essere curato. Che si tratti del dolore immediato di un osso spezzato o del dolore a scoppio ritardato dell'infiammazione,
Entrambi hanno lo stesso scopo: proteggere il nostro corpo. Il dolore è una delle esperienze primarie più importanti. Senza il dolore, la specie umana non potrebbe sopravvivere. Fa così male perché fa così bene. Sembra incredibile, eppure, anche se non ce ne rendiamo conto, i sensori del dolore sono sempre in azione. Ci fanno spostare sulla sedia mentre siamo seduti. Ci fanno girare di notte. È a causa loro che quando camminiamo poggiamo istintivamente a terra diverse parti del piede. Lievi segnali di dolore spingono costantemente il corpo ad effettuare degli aggiustamenti. Altrimenti potremmo stressare le ossa e farci venire le vesciche sulla pelle. Anche se il dolore può essere terribile, non riuscire a provarlo è ancora peggio. Mi dica se sente la vibrazione. La sente? Veramente no. Carol Sachs è una dei 21 milioni di americani colpiti da diabete. Lo sente? Una malattia per cui nel sangue c'è un livello troppo alto di zuccheri. E qui lo sente? A malapena. Un eccesso di glucosio nel sangue può danneggiare i nervi e certe parti del corpo non percepiscono il contatto, la temperatura o il fastidio. Niente. No. Se non ci si accorge di una lesione, non ci si rende conto che va curata. Non va bene, non c'è sensibilità. Deve controllare i piedi. Chi non è dotato di nervi che trasmettono la sensazione di dolore deve fare molta attenzione. La minima ferita potrebbe infettarsi. L'infiammazione potrebbe dilagare prima che il paziente se ne accorga. Il sistema nervoso è essenziale per fare di noi ciò che siamo. In mancanza di sensazioni come il dolore, il nostro corpo crollerebbe. Ma questa massa di connessioni funziona in modo misterioso. I nervi ci fanno andare su tutte le furie, ci fanno svegliare coi sudori freddi e ci fanno sentire traditi dal nostro stesso corpo. Intende essere completamente sincero con me? Diventiamo rossi per l'imbarazzo, ci si spezza la voce per l'emozione. Le nostre reazioni fisiche possono rivelare quello che proviamo. E secondo qualcuno, possono persino mostrare quando mentiamo. Quando qualcuno mente, di solito suda. Sono certo che abbiamo visto tutti i film polizieschi degli anni 40 e 50 con la persona interrogata seduta nella poltrona che ha le sopracciglia o le labbra imperlate di sudore o con il sudore che gli cola lungo il viso. Bene, si chini in avanti sulla poltrona, metta le braccia davanti a sé come se dovesse tuffarsi in piscina. Jack Trimarco usa le sensazioni fisiche per andare in cerca della verità. La sua arma principale è la macchina della verità. Questa fascia è come quella che usa il medico. La macchina della verità funziona come qualsiasi altro strumento di biofeedback. Registra semplicemente le deviazioni dalla norma fisiologica di una persona, ad esempio la pressione che prima sale e poi scende, o magari un aumento o una diminuzione delle pulsazioni o dell'attività delle ghiandole sudoripare. Lei a volte è noto come Bobby? Sì. Un esperto di macchina della verità sa cosa deve osservare mentre interroga qualcuno. Intende dirmi tutta la verità? Sì. Qualsiasi deviazione dalla norma potrebbe svelare una menzogna. Il nostro corpo può smentirci. È sicuro che non cercherò di ingannarla? Sì. Crediamo di essere imperturbabili, ma quando siamo sotto stress, il sistema nervoso inizia a preparare il corpo all'azione, come se stesse per essere attaccato. È la reazione fight or flight, combatti o fuggi, che risale ai nostri lontani progenitori. No. Inizia sollecitando la produzione dell'ormone dello stress, l'adrenalina. Il battito cardiaco accelera per pompare più sangue nei muscoli, come se si stesse per combattere.
il respiro si fa più profondo, mentre l'ossigeno raggiunge i muscoli. E si comincia a sudare. Il corpo si raffredda in modo da non surriscaldarsi quando entra in azione. Il cervello non ci consente di bloccare questa strategia per la sopravvivenza. Queste funzioni nervose di base sono automatiche. Ecco perché spesso la macchina della verità può smascherare un bugiardo. Ma siamo in grado di controllare certe funzioni nervose. E questo ci apre delle possibilità che potrebbero rivoluzionare la medicina. Come va, Steve? Ashley Goodman non è un dentista come tanti. Allora, oggi... usa l'ipnosi per controllare il dolore. Adesso voglio che lei riesca a farsi un'immagine mentale. Oggi trapanerà un dente per sostituire una corona, senza somministrare anestetici o altri farmaci. Può sopportare. Il dolore è una percezione. La realtà è una percezione. Quindi possiamo alterare la percezione della realtà più profondamente. Quando ha inizio l'ipnosi, il dottor Goodman modifica completamente la percezione del mondo di Steve Fiennes. Voglio che ad ogni respiro senta onde di rilassamento. Lasci uscire il fiato. Allenti le tensioni del giorno. Sempre più profondamente. Una sensazione di sicurezza, di rilassamento. Steve sta per fare un'esperienza molto strana. Dopo qualche minuto, Steve smette di pensare che si trova seduto dal dentista. Non è necessario che la sua mente rimanga qui. Il suo corpo deve restare qui per essere curato, ma la sua mente può andare dove vuole. L'ipnosi trasporta Steve in un'immaginaria stanza dei giochi piena di giocattoli. Più profondamente. Steve pensa che il rumore del trapano sia prodotto dai giocattoli. Adesso vorrei che lei aprisse la bocca e in sottofondo sentirà il rumore dei giochi elettronici. Sente i giochi ora. È tutto vero. Normalmente nessuno potrebbe farsi trapanare i denti senza sentire dolore. Ma Steve ha provato delle sensazioni completamente diverse. Il rumore dei giocattoli. Secondo questa teoria, l'ipnosi agisce sulla reazione emotiva del cervello al disagio e al dolore. L'attività cerebrale può cambiare temporaneamente, perciò interpretiamo i segnali di dolore come se fossero un'emozione completamente diversa. Quando lo smalto va in frantumi, i sensori del dolore inviano segnali lungo i nervi. Ma nel cervello di Steve, i messaggi che normalmente avrebbero provocato dolore sono diventati sensazioni piacevoli. Dopo 45 minuti, il dottor Goodman fa uscire il suo paziente dall'ipnosi. Al mio tre si sveglierà fresco e vigile. Uno, due, tre. Com'è andata? Bene. Perfetto. Abbiamo finito. Fantastico. L'ipnosi è un successo. Ha ingannato il sistema nervoso di Steve. Ricordo solo che ero steso sulla poltrona. Poi ho provato qualche lieve sensazione. Ma è andato tutto bene. Ero rilassato, era piacevole. E l'effetto non cessa subito. La mente di Steve continuerà a interpretare il dolore come una sensazione piacevole finché il dente non sarà guarito. L'ipnosi dimostra che la mente può funzionare come un anestetico. La scienza sta studiando questa tecnica secolare
che può persino insegnarci a influenzare il sistema nervoso. Di solito non possiamo controllare le sensazioni che collegano il nostro corpo al mondo esterno, ma forse la scienza può cambiare le cose. 9 anni fa, mentre girava una pubblicità, Laura Tibbetts è caduta da cavallo. È guarita, ma le è rimasto un dolore cronico alla spalla. Ho subito 2 operazioni, ho fatto tonnellate di fisioterapia, ho provato l'agopuntura, i massaggi. Vorresti solo andare avanti e tornare alla vita normale. Invece cercare di gestire il dolore diventa un impegno totalizzante. Laura sta ancora tentando di far passare quel dolore continuo. Ora forse potrà controllare la sua sensazione. I monaci cinesi Shaolin sono famosi per l'arte di combattere e per le acrobazie, ma soprattutto per la capacità di gestire i propri sensi. Non provano dolore o riescono a ignorarlo? Per prepararsi a compiere queste azioni, i monaci usano una delle forme più antiche di controllo del dolore, la meditazione. Dobbiamo concentrarci al 100%, abbiamo bisogno della forza di volontà per incanalare il nostro qi, la nostra energia spirituale. Quando meditiamo, incanaliamo questa energia nel nostro corpo. La meditazione inizia cambiando il modo in cui funziona il corpo. Il cuore rallenta, pompando meno sangue. I muscoli si rilassano. I muscoli rilassati fanno diminuire la tensione che a sua volta fa diminuire il dolore. Ma l'effetto più strano ha luogo nel cervello. Sembra incredibile, eppure anche se il cervello è sveglio, la meditazione riduce la reazione emotiva al dolore. È come abbassare il volume. Così, quando arriva, il dolore ha un effetto minimo. In questo modo, i monaci riescono a sopportare quello che per chiunque altro sarebbe un dolore intollerabile. Oggi, la tecnologia potrebbe aiutare Laura ad ottenere questi risultati, allontanando il dolore dalla mente. Un apparecchio per la risonanza magnetica di ultima generazione mostra l'aspetto delle sensazioni all'interno del cervello. Dato che il dolore è attivo in tutto il cervello, è difficile capire dove bisogna guardare. Ma il dolore crea forti emozioni che disegnano una mappa di questa sensazione ingannevole. Queste immagini non mostrano il dolore. È una distinzione importante. In modo molto simile a quello che si vede nelle risonanze o nelle TAC che studiano l'amore, la paura, l'odio, non mostriamo quelle esperienze nel cervello. Evidenziamo le aree del cervello che entrano in azione durante l'esperienza del dolore. Forse, osservando attentamente l'attività cerebrale in un'area, possiamo trovare un modo di controllare la sensazione di dolore. Laura vede il suo cervello in azione in tempo reale, mentre la macchina registra l'attività emotiva provocata dal dolore. Possiamo concentrarci su una specifica regione del cervello, elaborare quel livello di attività cerebrale e inviarlo al paziente, che può vedere in tempo reale la propria attività cerebrale, come un pilota di caccia che osserva il display in cabina. Le risonanze magnetiche del cervello sono difficili da leggere, quindi l'attività viene rappresentata con una fiamma. Più la fiamma è grande, maggiore è l'attività in quell'area. Laura deve rimpicciolire la fiamma, usando solo la mente. Ok, Laura. Adesso prendiamo le scansioni del cervello e devi concentrarti per ridurre il dolore. Come se stesse isolando un muscolo durante la ginnastica, Laura usa la fiamma per prendere di mira la parte appropriata del cervello. Per allontanare il dolore, Laura ha ideato degli ingegnosi esercizi mentali. Per ridurre il dolore, a volte mi metto a pensare: il mio corpo non prova dolore. Poi mi concentro su quella parte del corpo e cerco di svuotare la mente.
Oppure immagino degli omini che arrivano marciando. Prendono il dolore e se lo portano via. I risultati sono sorprendenti. I pazienti che stanno sperimentando questo metodo dicono che il dolore si è ridotto in media della metà, come dopo l'assunzione di un antidolorifico. Si può imparare a controllare una specifica regione del proprio cervello se lo si vede minuto per minuto. È entusiasmante. Per la prima volta abbiamo dimostrato che ci si può concentrare su un'area specifica del cervello e imparare a controllarla. E questo determina un cambiamento preciso del comportamento, perché non era mai stato fatto prima d'ora. Un giorno questa tecnica potrebbe anche servire a curare malattie come la depressione o le dipendenze. Se funzionerà, forse saremo in grado di controllare le nostre sensazioni come i monaci Shaolin. Il corpo umano è letteralmente un fascio di nervi. Trasmettono sensazioni che mantengono il corpo in armonia. Ci danno piacere, ci avvisano con il dolore e sono sempre pronti a far entrare in azione il nostro corpo. Stiamo ancora imparando a conoscere le reali potenzialità dei nostri sensi. Più riusciremo a espandere i loro limiti, più sarà potente il supereroe che si trova in ognuno di noi. Il corpo umano.